anche quest'anno è arrivata la mattina di Natale. E credo che il 25 dicembre sia uno dei giorni più belli in cui svegliarsi. Beh, questo diciamo che è il primo anno che passo da solo. Sei stata bravissima stanotte, oh. Complimenti. Vivo con un animaletto un po' fuori dal normale. Ecco, un po' fuori dal normale perché diciamo che a lui piace farmi degli scherzi e stamattina ha voluto scrivermi una lettera. Vediamo un po' che cosa ha scritto stamattina. Ieri sera ti sei dimenticato di mettermi da mangiare, quindi stanotte sono entrato nel tuo letto e ti ho scorreggiato in faccia. Ti perdono solo se ora batti le mani. Secondo me ne ha combinata un'altra delle sue. Proviamo. Fregato. Non mi devi più fare questi. Trova sempre il modo per farmi arrabbiare, ma con quella faccia riesce sempre a farsi perdonare. E siamo qui. Com'è vuota la casa. Non pensavo che mi mancassero gli schiamazzi dei parenti, i bambini che corrono avanti e indietro per la casa. Non credevo che alla fine queste cose mi mancassero. Poi l'albero non è lo stesso, e non è lo stesso neanche il presepe. Spesso ci accorgiamo che le cose sono importanti solo una volta che le abbiamo perse. E oggi mi accorgo che il peggior Natale della mia vita sarà proprio quello che non potrò passare insieme alla mia famiglia, a casa. Dai, andiamo, va. Torniamo a casa.